Allora, riprendiamo i lavori del congresso della Lega Abruzzese. Do la parola in qualità di rappresentante della tesoreria a Dario Puglini. Prego, Dario. A Sorge. A Sorge. In considerazione del fatto che Mario ha dei problemi, essendo a conoscenza per quanto sommaria dei conti in relazione a quello che non è molto complesso sapere, 20 iscritti realizzano entrate per 400 euro, che a tutti è noto avendo 2 milioni di messi. Lo stato della cassa è costituito da 76 euro sul conto PayPal e da 30 euro in contanti in tasca al tesoriere, dominio e di vero. La rimanenza è andata nelle spese sostenute soprattutto in periodo di campagna referendaria. Mi sembra che ci sia un contributo dato a suo tempo, ricordo adesso che ce ne sono tu alla Liberi, mi sembra che in fondo all'ultimo congresso ci fu un contributo dato a Liberi TV, e il resto in piccole cose che sono poi in 200 euro. Da 400 a 100 ci sono, ragazzi. Ognuno di noi quando è andato in giro da quelli che la partita ce l'ha messa e si è pagata la nostra, quindi spese vive e basta. Quindi questo è lo stato dell'arte. Auguro il futuro tesoriere di poter gestire un patrimonio più auguro. Questa è la situazione. Altro la mozione dove è giusto. Va bene, allora possiamo passare alla mozione relazione del tesoriere. Ok, non avete ancora. Allora passiamo alla votazione della mozione della relazione testa esposta dal tesoriere per alzata di mano. Chi approva? Andrebbe Samino. Si approva all'unanimità. E quindi passiamo alla lettura della mozione principale. Unica mozione. Non è una mozione unica, è un'unica mozione. La modifica della parte statutaria? No, quella è statutaria. Di come si fa dopo? Allora, la proposta di mozione congressuale 2013-2014 che è giunta sul tavolo della Presidenza, la leggo e magari poi ti do due parole. Il quinto congresso di Radio Abruzzo, riunitosi a Montesilvano il 28 settembre 2013, udite le relazioni degli organi dell'Associazione, degli iscritti e di tutti i soggetti a qualsiasi titolo intervenuti nella sessione odierna, preso atto dello straordinario impegno profuso dai militanti abruzzesi in occasione della campagna referendaria che ha caratterizzato larga parte dell'iniziativa politica dell'estate appena trascorsa, osserva come la mobilitazione avviata sin dalla primavera 2013 abbia prodotto risultati soddisfacenti sia in termini di capacità di promuovere proposta politica sul territorio che di spinta delle iniziative a carattere nazionale promosse da tutti i soggetti dell'area radicale, pur restando interne da coinvolgimenti partitici. Rilevato che il rilancio dell'associazione si è tradotto in un significativo aumento delle iscrizioni, nella maggiore visibilità acquisita da parte degli organi di informazione, anche grazie a un adeguato e costante utilizzo dei sistemi informatici, nonché dell'avvio di importanti interlocuzioni con altre forze politiche e singoli personaggi di notevole rilevanza sul piano regionale. Individuata la centralità di un'azione politica, tanto su base nazionale che su base locale, tutta volta all'affermazione della legalità e del puntuale e rigoroso rispetto delle procedure, da sempre elemento distintivo del movimento radicale. Preso atto della necessità, da questo punto di vista, che gli organi locali, tanto regionali che territoriali, diano essi stessi attuazione e applicazione a precetti e provvedimenti legislativi in vigore, ma nonostante questo puntualmente disattesi
primo fra tutti quello della istituzione del carattere regionale dei detenuti, ritenuta la necessità che il movimento si ponga in posizione di stimolo, onde ottenere la definitiva approvazione e successiva attuazione di provvedimenti in itinere, quali quello dell'approvazione su base regionale dell'uso terapeutico della cannabis. Affermata altresì l'opportunità di promuovere un'azione politica volta a pervenire a uno snellimento e sburocratizzazione delle istituzioni a tutti i livelli. Considerata la necessità che il movimento regionale costituisca la prima e fondamentale cellula per il rilancio su base territoriale delle campagne e delle iniziative promosse da radicali italiani e dagli altri soggetti della galassia. Avuto riguardo all'opportunità che tali obiettivi vengano perseguiti anche con iniziative territoriali quali banchetti informativi, conferenze stampa, iniziative pubbliche, tali da consentire a quanti più cittadini possibile di venire a conoscenza non solo delle proposte del movimento, ma della stessa esistenza di un'organizzazione locale in via di radicamento, individuata la centralità della fase politica prossima ventura, a partire dall'auspicata celebrazione dei 12 referendum, proseguendo con i fondamentali appuntamenti elettorali regionali e comunali delle città di Pescara e Teramo, ritenuto prioritario il perseguimento dell'obiettivo della partecipazione del soggetto radicale in tutte le competizioni anzidette, nelle forme e con le modalità che saranno ritenute più opportune. Considerato sin d'ora, relativamente alla tornata elettorale che si svolgerà a Pescara, la possibilità di promuovere un'aggregazione civica che, pur aprendosi al contributo di altre individualità e organizzazioni, offre il patrimonio ideale e culturale radicale quale strumento di rilancio della città di Pescara in chiave di aggregatore e punto di riferimento socio-economico per tutta la regione Abruzzo. Ritenuto a tal fine ineludibile l'obiettivo primario di incremento della forza militante prima ancora che del numero degli iscritti, tanto premesso e ritenuto, il congresso impegna la segreteria, la tesoreria e gli altri organi associativi al fine di dare compiuta attuazione alla presente mozione, in via preliminare ed immediata a promuovere una massiccia campagna di tesseramento e reperimento delle risorse finanziarie occorrente per far fronte all'avvio della iniziativa ed impegnano iniziativa ed impegno diretto per l'anno 2014 che possa individuare anche le risorse finanziarie. Invita il segretario ad individuare le figure di supporto territoriale più adatte ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra. Manda gli organi tutti dell'associazione a dare compiuta attuazione del contenuto della seguente mozione, con particolare riferimento all'organizzazione di iniziative territoriali capillari, tali di consentire a quanti più cittadini possibile di convergere sulle iniziative che anche a livello locale connotino l'esistenza di un'organizzazione locale in via di radicamento. Impegna gli organi dirigenti a perseguire l'obiettivo della partecipazione dei componenti radicali, uti singulus o in forma associata, alle prossime competizioni elettorali, autonomamente e o in unione ad altri soggetti o associazioni, ovvero in appoggio e sostegno a uno dei poli presenti, subordinando tale condizione alla condivisione, sottoscrizione ed impegno al perseguimento degli obiettivi programmatici ritenuti quali prioritari nella presente mozione, oltre che di quelli tradizionalmente facenti parte del patrimonio politico e culturale del movimento radicale. Seguono le firme dei presentatori. Vogliamo? Bene. Allora, illustrata la mozione, ci sono dei quali due parole sulla mozione. La mozione ricalca in larga parte le cose che abbiamo detto stamattina. Contiene in particolare un impegno importante per
l'associazione per quanto riguarda sia la campagna di tesseramento che per quanto riguarda la possibilità di organizzare una lista civica su Pescara. Io mi rendo conto che è un impegno gravoso, un impegno grande, per questo su questa mozione io mi candido a segretario e vorrei candidarmi in presidenza Roberto Di Masci e in tesoreria Dario Pulini. E vorrei il sostegno dell'associazione su questi punti, e non solo il sostegno oggi, ma anche spero il sostegno domani, perché si tratta di cose da fare particolarmente ambiziose. Tutto qua. Posso, non so se adesso ci siano degli emendamenti che qualcuno voglia presentare rispetto a questa mozione, o delle mozioni aggiuntive. Se non ci sono, possiamo passare direttamente al dibattito attorno alla mozione. Nessuno si scrive? Sì. Due parole al volo sulla mozione. Parto da un presupposto. Pannello omogeneo. B, io vorrei ricordare sempre, è una storia vecchia, però ogni tanto fa bene ricordare, che quello che è il Partito Radicale, la Galassia Radicale, il Movimento Radicale, tutto questo, come venne definito con un ottimo esempio parecchi anni fa, è un autobus. Ci sono degli elementi, ci sono dei momenti in cui tu senti la necessità di salire su questo autobus perché ti porta alla tua destinazione. Ancora oggi è così. Rivedere alcune persone dopo tanti anni, è stato citato Gianni Natale, ma io stesso, voglio dire, sono oramai secoli, dico che non sono più attivamente dentro nessun tipo di attività politica. E proprio per questo, perché ci sono stati degli elementi, dei momenti che ti hanno portato a individuare l'autobus, ti è passato davanti e, dato che siamo persone, tra virgolette, intelligenti che ragionano, ci siamo saliti sopra. Può darsi che fra arrivo al mio punto di arrivo, può essere quello di svolgere il referendum, impegnarmi direttamente nell'attività referendaria, può essere, ma fatto questo darsi che scendo, poi ci rivediamo alla prossima corsa, è una circolare, quindi ripasserà di nuovo davanti. Ecco, in questi termini secondo me bisogna individuare quelli che sono stati indicati come punti, diciamo, importanti. E questi punti importanti, ripeto, la massiccia, che ho definito con questo termine, forse un po' presuntuoso, però la massiccia campagna di tesseramento, perché la gente il prossimo tesoriere, se no deve cambiare lavoro, e il reperimento delle risorse finanziarie, però è importante, ma non tanto per la massiccia campagna di tesseramento intesa come contributo economico, che anche quello è importante, non ce lo scordiamo, ma come impegno militante. La campagna di tesseramento è andarsi a trovare la gente che milita, che partecipa, anche per evitare che succeda che pochissimi devono occuparsi di tutto. Come al solito, questo è un vecchio discorso, però alla fine è sempre quello. Allora, ce lo diciamo, e se penso che sia utile ribadirlo nella mozione congressuale. L'altro elemento importante è questo tentativo di essere parte di un'azione politica diretta. Non si è sempre d'accordo, non siamo tutti d'accordo, non è quello però, però io ricordo con piacere quando Marco Pannella faceva il consigliere regionale a Pescara in Abruzzo e poi quando si dimise la figura di Luigi del Gatto, che gli voleva un bene della Madonna, e lo voglio ricordare qui,
la figura di Luigi del Gatto, che per quello che ha fatto, per quello che è riuscito a fare, cioè a livello regionale, le iniziative di allora si sono perse. La legge sul referendum regionale è stata una norma che è stata possibile portare avanti tramite l'iniziativa loro, sì, di alcuni socialisti, di alcuni liberali, però eravamo riusciti a far fare una legge sul referendum regionale. Queste sono le iniziative che fanno parte della cultura, della tradizione, del repertorio radicale. Oggi le individuate nell'uso terapeutico della carta, che discuteranno con le grandi detenuti, benissimo. Ripeto, l'autobus. Quindi ecco perché mi sento di condividere la mozione progressuale. Mi sento di condividere, mi invito anche a condividerla voi. Proprio per questi motivi, al di là poi dell'aspetto materiale che ti troverai a dover parlare, discutere, essere coinvolto con Gianni Chiodi, con Luciano D'Alfonso, al di là di questo discorso. Poi sappiamo chi sono, sappiamo cosa hanno fatto, sappiamo qual è la loro storia. La storia fa parte delle persone, di noi, non ce lo dobbiamo dimenticare. Grazie. Grazie, volevo aggiungere un paio di cose rispetto a quanto è stato già detto. Dunque, questa associazione è nata ormai qualche anno fa, nell'autunno del 2009, nacque con tra i suoi specifici intenti, con uno in particolare che era proprio quello dell'impegno dei radicali nella politica locale. Era un discorso che chi partecipò a quelle prime riunioni che segnarono la nascita dell'associazione ricorderà senz'altro. E tra l'altro in anticipo rispetto a quello che poi fu un orientamento dei radicali italiani, che è vero non rappresentano un soggetto politico in senso partitico, ma che cominciò a lanciare questa campagna di impegno, poi è portato alla presentazione di Amagolino per la Regione Lazio, e ha portato all'impegno di molti radicali tutte le amministrative, le elezioni amministrative che dal 2010 in poi si sono avute, a prescindere dal successo ottenuto. Quindi, voglio dire, non è per noi un impegno che nasce così dal nulla, però adesso è un impegno che questa mozione struttura e sul quale dà anche un paio di indicazioni precise, quella del garantire i detenuti e quella dell'uso terapeutico della cannabis, che sono due cose molto, molto precise. E alle quali io però aggiungo, nel momento in cui un impegno dei radicali abruzzesi trovasse appunto un seguito elettorale, speriamo, positivo, torna ad impegnarci anche su una questione che a me personalmente, ma penso a tutti quanti noi, sta molto a cuore, che è il discorso sulla trasparenza amministrativa, che chiaramente non può essere enunciato così, detta così, nella mozione, perché è un termine troppo vago. Noi abbiamo degli strumenti molto precisi attraverso i quali, ma anche non solo da soli, non dicono più di tanto. No? È un impegno più che altro personale e generale, però comunque se dovrà segnare la nostra, come dire, sarà la nostra cifra stilistica, chiamiamola così, nell'impegno nel contenere politiche locali. Quindi ecco, secondo me stiamo facendo i passi giusti per andare verso una strutturazione dell'associazione finalmente più maturo. Grazie. Allora, se non c'è scritto nessuno a parlare, bene. Allora, non essendoci altro nel dibattito, potremmo passare alla votazione dello statuto. Ci dite perché ci sono due desideri.
approvato il documento. Io lo so, come era il procedurale, poi... Allora, allora passiamo alla votazione della mozione, così come è stata illustrata. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è favorevole? avvengono tramite email. E email che
scritto si impegna a dichiarare il momento dell'iscrizione. Quindi questa direi che assorbe la modifica di indagato, quindi diventano due più queste. Quindi la di quel punto 2 si fa. Ho un po' di confusione forse, però. Sì, questa pregiudiziale del giornale di dato direi è assorbita questa, se sei attuato. Che generalizza le carte. Allora, beh, allora accettiamo questa formulazione della. Sì, un emendamento, diciamo, accettiamo l'emendamento. È la formulazione che non c'è. Sì, certo. Comunque accettiamo questa proposta e quindi possiamo passare a votare appunto l'articolo 3, punto 2 relativo alle modalità di convocazione dell'assemblea, tranne le mail e tranne il sito. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è favorevole? Sì, cioè. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. La modifica è approvata. Ma ci sa, c'è cos'è? Comunque non siamo troppo ottimisti, aspettiamo di vedere quando saremo 50-60. Cioè, in realtà stiamo formalizzando prassi che erano già in uso, stiamo semplicemente regolarizzando a livello centrale prassi che erano in uso. Allora, e passiamo quindi alla votazione della seconda modifica relativa sempre all'articolo 3.5. Di iscrizione questa è sempre la stessa cosa della convocazione, sempre relativa alla convocazione. Allora, la seconda era relativa al in senso di formalizzazione, proprio
al nuovo organo dirigente con conseguente pubblicazione su questo. Assolutamente. Certo. Il mio per i miei, per il